60, Ande. Viene da me un oculista e mi dice: avvocato, mi difenda. Sono accusato di atti osceni da tre sorelle che sono state mie pazienti. Io gli dico: la difendo, ma mi deve dire la verità. Lui mi dice: io veramente... Al processo le tre sorelle dichiarano che l'oculista le visitava al buio davanti alla macchina per l'esame della vista, secondo una tecnica che aveva appreso nelle Ande per distendere i muscoli oculari. Diceva alle ragazze di toccare il suo corpo a cominciare dal petto e poi scendere giù, fino a che le loro mani incontravano il suo pene nudo e inatteso. L'oculista prese 1 anno e 8 mesi e non andò in carcere. Mi disse: grazie avvocato, mi ha salvato. Commento. Molti dicono: io non ho mai fatto queste cose, io sono incensurato. Le guide ripetono però che si è incensurati davanti agli uomini e non davanti alla natura assoluta che siamo. Finché non sentiamo la nostra natura assoluta, noi umani, per il fatto stesso di essere incarnati insieme e quindi di appartenere tutti alla stessa gamma di sentire, costituiamo un'associazione a delinquere rispetto alla legge che siamo.